piacere, ti vorrei chiamare. Tutta la vita può cambiare. Libere di scegliere, libere di amare. Tutta la vita può cambiare. Libere di scegliere, libere di amare. Tutta la vita può cambiare. Indiana, indifferenza, violenza non è emergenza, è quotidiana indifferenza. Perché le donne oggi scendono in piazza? Per dire basta alla violenza. Dobbiamo sensibilizzare e prevenire questo fenomeno, che ormai è un fenomeno cosiddetto strutturale e trasversale. Dobbiamo essere consapevoli che le donne devono essere forti e dire basta. Come centro antiviolenza, che cosa chiedete alle istituzioni? Dei finanziamenti e maggiore attenzione. Donne in nero diciamo sempre fuori la guerra della storia, oggi diciamo fuori la violenza maschile. Dalla vita di tutte le donne, ecco, quindi è questo il discorso, che gli uomini devono prendere coscienza che abbiamo tutti gli stessi diritti e tutti siamo umani, dobbiamo essere umani, non ci deve essere violenza. Arcilesbica Nazionale, Lucia Caponera, vicepresidente. Ok. Qui anche in qualità di presidente del circolo di Arcilesbica Roma. La nostra presenza in questa piazza è fondamentale, perché abbiamo imparato in tanti anni di sessismo e di lotta al patriarcato che la nostra presenza in questo momento è fondamentale per dire no, non soltanto alla violenza contro le donne, ma a una cultura che è degenerata sempre di più e che ha voluto la decostruzione dei corpi femminili. In questo momento la nostra presenza in piazza è per ribadire ancora una volta e sempre più in tante con tutta l'associazione che siamo contro la violenza sulle donne, siamo contro la mercificazione dei corpi e soprattutto siamo contro il patriarcato che ha gestito per tantissimi anni una violenza non soltanto di genere ma una violenza di cultura. Arcilesbica è un'associazione antisessista, un'associazione antirazzista, un'associazione antifascista che nella parte principale della sua missione ha la visibilità delle donne, delle lesbiche e la lotta contro ogni discriminazione. La violenza contro le donne non è soltanto una discriminazione, ma è un fatto di cultura che va allargato per cominciare a parlare di lotta al sessismo e lotta al patriarcato. Lei è rappresentante di AGEDO. Roma. AGEDO Roma. Sono tante le associazioni LGBT presenti in questa manifestazione. Alcune associazioni hanno aderito, noi sicuramente sì, sia a livello nazionale che a livello locale. Pensate che le persone omosessuali, bisessuali, transessuali dovrebbero essere femministe e lottare per i diritti delle donne e perché? Qui il concetto è molto più ampio di essere femministi o non femministi. Qui si parla di violenza di genere. La violenza di genere colpisce tutti. Colpisce noi donne, colpisce le persone omosessuali, le persone transgender. Colpisce un po' tutti perché è legato alla mentalità maschilista e patriarcale. Questa è la mia opinione. C'è qualcuno che in qualche modo cerca di farci tornare indietro, cerca di ricacciarci nelle nostre case, cerca di ricacciarci praticamente soli nella nostra solitudine. No, la testa va alzata, no, il protagonismo va ripreso, no, l'iniziativa, i valori sono le cose importanti che fanno e migliorano la vita di tutte noi. È per questo che oggi siamo qui. Per affermare, per dire ci siamo, e questo cammino lo vogliamo continuare, lo dobbiamo continuare, non solo lo vogliamo, lo dobbiamo continuare, è un nostro futuro questo, è il nostro presente, ma è anche in qualche modo il nostro passato, e se non ci fossero state le suffragette, dove saremmo noi? E se non ci fossero state le donne che oggi tornano in piazza in Argentina, o che arrivano in piazza, o se non fossero state le penne curde, che ogni giorno la difendono la vita, attenzione, perché prendere le armi sono importanti in tutti i campi della vita, allora questa è la nostra libertà, e questo è ciò che vogliamo affermare oggi. E compagni, è quasi finito il corteo, siamo quasi alla fine, però questo...